Ieri Giuseppe Sannino è il nuovo tecnico del Catania. La sconfitta di Perugia, accompagnata da una netta involuzione tecnica e tattica della squadra rossoazzurra, ha fatto precipitare la situazione. Chiusa dunque l'esperienza Pellegrino, durata appena 3 gare, gli etnei provano a uscire dalla crisi affidandosi a Sannino. Per l'ex tecnico di Siena, Chievo, Palermo e Watford, squadra inglese di seconda divisione, con la quale ha rescisso, pare per difficoltà ambientali, alla fine di agosto, l'esperienza ai piedi dell'Etna è una sfida e una rivincita personale. La firma sul contratto annuale con opzione di un secondo anno in caso di promozione è arrivata ieri dopo un pranzo con l'AD Etneo Cosentino. Maurizio Pellegrino resta comunque nei quadri societari, torna infatti al suo vecchio incarico di responsabile del settore giovanile. Esperto della categoria, l'allenatore campano però non ha mai centrato la promozione nella massima serie. In rosso-azzurro Sannino ritrova Emanuele Calaiò, che con lui in panchina a Siena nel 2011-2012 segnò 11 reti. Quell'anno i toscani giunsero poi alla 14° posto. Scelto per le sue grandi capacità di motivatore, il compito di Sannino non sarà facile. Trova infatti un ambiente decisamente depresso. In 270 minuti il gruppo rosso-azzurro ha infatti smarrito ogni certezza, passando da primo della classe sulla carta all'ultimo posto in classifica. Situazione difficile da accettare per chi avrebbe dovuto fare un sol boccone degli avversari. Nel pomeriggio il primo allenamento, prima però un lungo e interminabile faccia a faccia. In settimana ce ne saranno comunque altri. Il momento è grave ed è bene che tutti ne prendano coscienza. Il tempo delle parole è ormai finito. Il campionato del Catania comincia dunque sabato contro il Modena. Intanto il Catania ha ceduto il centrocampista Federico Moretti al Vicenza. Domani pomeriggio è la presentazione alla stampa.